Amici del giornale di Puglia Web Radio, siamo qui in collegamento con Giorgio Strada dei 60 Frame. Ciao Giorgio. Ciao, ciao a tutti. Bene, bene, caro Giorgio. Dunque, volevo chiederti innanzitutto un po' come nasce l'idea di chiamare il gruppo 60 Frame, insomma, come siete nati un po' artisticamente. Sì, beh, il nome è stata una scelta puramente casuale. Abbiamo visto un simbolino sul televisore e da lì è scattata un po' la fantasia. Si avvicina molto a quello che scriviamo perché scriviamo molto, siamo molto visionari, no? Un po' futuristici, quindi 60 frame al secondo sono la nuova tecnologia che usano adesso nei film, nei videogame, eccetera, eccetera. Comunque tutto puramente casuale. Artisticamente come vi siete uniti? Ma artisticamente è capitata la stessa cosa, quindi molto casualmente ci siamo trovati in studio per dei lavori nostri, personali. Abbiamo ascoltato il nostro materiale proprio in studio con un fonico e abbiamo capito che insieme potevamo creare qualcosa un po' fuori dagli schemi, quindi abbiamo intrapreso questa strada. In questi giorni, dunque, è uscito il vostro singolo dal titolo L'astronauta. Ecco, ascoltate il brano e parla comunque di storia di un bambino che vorrebbe realizzare un po' il suo sogno, che è quello di diventare, ecco, astronauta. Volevo chiederti un po' quanto è importante per te, o anche per gli altri del gruppo, realizzare i sogni, credere nei sogni, quindi sperare affinché tutto si realizzi. Beh, ognuno ha la sua importanza, i sogni di tutti noi sono importanti. Il brano si intitola L'astronauta e parla del bambino che vuole diventare astronauta, ma l'astronauta potrebbe essere il panettiere o il gelataio o il giornalaio, quindi è un po', diciamo, una protesta verso quello che oggi ci circonda, quello che stiamo subendo oggi. Quindi facciamo il tifo per i nostri sogni, ecco. Ecco, come stile musicale seguite sia il rock che il pop. Qual è un po' il vostro punto di riferimento a livello musicale, un po' come cantante? Qual è il modello che voi seguite? Ma non abbiamo modelli, proprio perché abbiamo tre stili diversi e tre gusti musicali molto diversi. Noi ci facciamo influenzare da quello che ci circonda fondamentalmente, non abbiamo proprio un modello. Ci piacciono diversi artisti, ma poi quello che andiamo a creare in studio è puramente farina del nostro sacco. Ecco, per quanto riguarda invece le partecipazioni musicali, avete partecipato al Festival di Castrocaro, ecco, portando sul palco una versione bellissima di Svalutation. Ecco, secondo te, ecco, è ancora attuale questo brano? E che esperienza è stata per te e per gli altri del gruppo il Festival di Castrocaro? Il brano è ancora attuale, secondo me è un brano che non morirà mai, basta leggere il testo, quindi abbiamo deciso proprio di rifare quel brano lì per rappresentare al meglio appunto il momento in cui stiamo vivendo e soprattutto perché Celentano è un grandissimo artista. Poi Castrocaro è stata un'esperienza stupenda, ma non solo perché c'è il palco bello, le luci belle e la TV, ma perché comunque ti fa dall'Accademia fino alla finale, fai un certo percorso di crescita anche sia artistica che personale, perché ti confronti con tantissimi artisti molto bravi, molto bravi. Per quanto riguarda i vostri progetti per il futuro, ecco cosa bolle in pentola, quali sono un po' i vostri progetti? I nostri progetti attualmente stiamo partecipando ad Area Sanremo, quindi contiamo di partecipare al festival poi alla fine, anche se sarà veramente difficile, però noi tentiamo comunque questa strada. Poi in futuro sicuramente pubblicheremo un nuovo singolo, adesso appena passa questo momento super impegnato e vedremo cosa ci aspetta. Cosa ne pensi un po' dei talent show? Dei talent show la penso un po' fuori dal coro, nel senso che se sei bravo, oppure se loro ti portano in alto, allora riesci.
ma se ti fermi a metà strada sei un po' vincolato, perché poi diventi un personaggio che è uscito da quella cosa. Quindi noi preferiamo una strada vecchio stile, quindi farci un po' il mazzo, diciamo, andare avanti, magari cercare di essere scoperti poi da qualcuno che conta. Qual è il consiglio che tu dai a un giovane che vorrebbe affacciarsi nel campo della musica, nel mondo della musica? Ma consiglierei quello che stiamo facendo noi, quindi di non porsi nessun vincolo, di fare la musica che gli piace, senza pensare al mercato, a quello che offre il mercato oggi, ma di sperimentare, perché secondo me molti non ce la fanno proprio perché si danno dei limiti, vogliono soltanto vendere, e che poi alla fine diventi un'imitazione di un altro. Quindi bisogna sperimentare, crederci e farlo sempre, in continuazione. Un'ultima domanda, un po' per concludere la nostra intervista, ecco, fai un saluto ai lettori e agli ascoltatori del giornale di Puglia. Un salutone dai 60 frame agli ascoltatori del giornale di Puglia, ascoltateci. Per contattarti, i tuoi fans che cosa devono fare? Basta andare su Facebook oppure su Twitter, scrivere 60 frame e col numerino e ci trovano, siamo solo noi. Un po'